Buongiorno. In questa lezione parleremo di due meccanismi utilizzati dalla cellula, noti come endo- ed esocitosi, ovvero meccanismi con i quali la cellula può inglobare o espellere grosse masse di sostanza, ovviamente rispetto alla cellula. Parliamo di quantità estremamente piccole, ma per la cellula comunque piuttosto importanti. I due meccanismi sono opposti. L'endocitosi vuol dire sostanze che entrano dentro la cellula, endo, dentro, citosi, cellulare. Esocitosi, che vanno all'esterno della cellula, eso, fuori, citosi, sempre, cellulare. Grazie a questi due meccanismi, la cellula può inglobare al suo interno grosse molecole, in certi casi anche cellule intere. O, in senso opposto, nel caso dell'esocitosi, può espellere sostanze molto grosse. Partiamo dall'endocitosi. L'endocitosi è principalmente, vediamo, questo è uno schema, di tre tipi. Una è quella che viene detta normalmente la fagocitosi, ovvero la cellula è come se mangiasse, di fatto, ingloba per digerire, per distruggere qualche cosa, un elemento nutritivo, per esempio. È molto usata questa dalle creature unicellulari, perché ovviamente non hanno una bocca, quindi devono mangiare in questa maniera. Ma è anche usata nei nostri globuli bianchi per divorare e mangiare appunto i batteri o virus o comunque invasori dentro il corpo. Quindi che succede? La cellula proprio forma una, diciamo, un'introflessione della membrana, vediamo questo schema, entra la sostanza dentro la membrana, poi la membrana si chiude oltre essa e quindi viene separata dalla membrana, forma una piccola vescicola che entra dentro la cellula e qui può essere o inglobata o distrutta. Un altro esempio è la pinocitosi, che è identico a questo, però vale solo per sostanze liquide. Infine abbiamo il meccanismo più complesso, che è l'endocitosi per recettori, ovvero quando la cellula incontra la sostanza non la ingloba automaticamente, ma se è presente uno specifico recettore, ecco che si attiva il meccanismo e quindi c'è una fagocitosi vera e propria. Per esempio, nel corpo umano avviene con il colesterolo. Se non ci fosse questo meccanismo, le cellule del sangue non potrebbero assumere colesterolo, che gli è necessario. Perché usare dei recettori? Perché in questa maniera non inglobano a caso. Ok, sono globuli che devono mangiare solo alcune cose molto specifiche e quindi devono riconoscere di che cosa si tratta. Quindi se viene attivato un recettore, si attiva quello che viene detto un ligando, ovvero un meccanismo che lega appunto il recettore con la cosa da inglobare, da ingerire, e quando questo meccanismo si crea, allora è possibile inglobare al proprio interno. Una cosa importante è che questo meccanismo dell'endocitosi mediata ai recettori, soprattutto, ma in certi casi anche la fagocitosi, è un sistema che utilizzano i virus molto abilmente. Perché? Perché i virus riescono a formare uno strato esterno protettivo grazie ai quali, quando una cellula cerca di mangiarli, loro vengono inglobati dalla cellula ma non distrutti. Viceversa, sfruttano la cellula che li ha inglobati come matrice di stampo. Sappiamo che i virus utilizzano le cellule per riprodursi perché non sono in grado di riprodursi da soli. Passiamo adesso all'esocitosi, meccanismo opposto, piuttosto semplice in teoria. È quello che si ha per esempio con l'apparato di Golgi, ne produce molti di questi, ovvero si formano delle vescicole di sostanze di scarto o sostanze da espellere dalla cellula perché magari inutili o pericolose, e con un meccanismo identico opposto all'endocitosi vengono queste vescicole avvicinate alla membrana, dove si aprono e lasciano fuoriuscire il loro contenuto all'esterno. Questi sono i due meccanismi grazie alla quale la cellula riesce a procurarsi da mangiare, possiamo dire, o inglobare al suo interno delle sostanze utili o, nel caso dei globuli bianchi, a eliminare la maggior parte degli invasori del nostro. E anche il meccanismo, come abbiamo visto, grazie al quale la cellula espelle ciò che non gli serve più.